Walter è ancora dentro il capannone, ancora sotto quella lastra d'acciaio pesantissima. Tocca ai vigili del fuoco rimuoverla per liberarne il corpo. Accade poco dopo le 9. Una lastra come queste impilate si è sganciata all'improvviso dalla gru sul carroponte. Non si sa ancora perché sia accaduto e lui, che era la manovra, non ha avuto scampo. Scopriamo dai colleghi, poi ovviamente tutto è da verificare, che questo lavoratore, 46 anni, Matteo Cornacchi, aveva disabilità e lavorava da solo sotto un carro ponte. Nell'azienda siderurgica Lograto, in provincia di Brescia, si lavorano da oltre 40 anni lamiere spianate da treno, come si legge sul loro sito. Arrivano i sindacati a contare l'ennesimo morto con un senso di frustrazione evidente. L'operaio era un iscritto Will. Tra l'altro ci dicono che hanno più volte segnalato che bisognava fare manutenzione su tutti i carri ponte, ma ovviamente, come spesso capita in queste situazioni, la manutenzione viene molto dopo, finché poi non c'è la vittima. Qui in queste zone si investe poco in sicurezza e poi succedono le tragedie. Vi ricordo che in Italia l'anno scorso sono morte 1040 persone sul lavoro. È necessario che la politica ci metta la testa.